peculiarità non rinunciano mai. Allora andiamo a sera, Doni tra i pali, poi Panucci, Mexes, Chivu, Cufré, Taddei, De Rossi, Aquilani, Perrotta, Tommasi e Totti, Mancini in panchina. Il Milan con Dida, Stam, Nesta, Calazze, Serginho, un 4-4-2 iniziale che prevede Kakà a destra, Seedorf a sinistra, Gattuso e Pirlo e poi Shevchenko e Girardino là davanti, dirige Rosetti, internazionale della sezione di Torino. Milan con caparbietà ed idee sin dall'avvio e Roma però che non vuole affatto scoprirsi. Poi c'è questo disimpegno errato di De Rossi, la palla finisce su Seedorf, ne esce questo pallonetto ma Doni è bravissimo, si inarca. Calcio d'angolo, ancora Milan, come vedremo cross tagliato dalla sinistra di Serginho, non arrivano né Gilardino né Shevchenko. Possesso palla quasi esasperante del Milan, con rare però percussioni, qui Shevchenko all'isolata conclusione. Primo break della Roma alla mezz'ora su calcio di punizione del suo capitano Totti, la palla sulla barriera. Totti largo, non offre punti di riferimento nel cuore dell'area del Milan e qui è bravissimo Gattuso ad anticipare Aquilani, è stato decisivo in questa occasione. Gioca sempre di prima la Roma e raccoglie anche applausi, anche se non raccoglie grandi opportunità là davanti. Un primo tempo insomma di marca rossonera sul piano del possesso palla, ma nulla più. Cicletta a bordo campo per Mancini, andiamo alla ripresa, Seedorf tra i migliori, cerca l'inserimento di Gattuso, insomma Milan superiore sul piano tecnico, almeno in questo inizio di ripresa, ma non basta, Kakà ancora per Seedorf che non colpisce benissimo, ma che brividi comunque per Doni. Poi prima ammonizione in un match correttissimo, quella di Nesta che arpiona così Totti lanciato a rete, Totti che cerca la punizione buona, ma il pallone centrale per Doni, poi per Dida, poi Totti ancora, pallone vagante, Dida si distende, qualche brivido per la retroguardia del Milan. Fuori Gattuso, dentro Ambrosini, 25esimo minuto, Seedorf fa partire questo cross, Chivu inciampa, ma Shevchenko trova l'opposizione formidabile di Cufré. E questo è uno degli emblemi della Roma di questa sera, granitica, rocciosa in difesa. Poi c'è Mancini, si rivede Mancini dopo due mesi, la percussione del brasiliano, ma Perrotta è in fuorigioco. Non produce nulla questa azione, ma è delizia per gli occhi dei più incalliti calciofili. 9 passaggi di prima da parte della formazione giallorossa, risolve poi tutto in diagonale Serginho. Il volto di Rui Costa fuori Pirlo, 35esimo, produce il gol partita questa azione sempre alla mano di prima della Roma con Mancini che va alla conclusione, c'è la deviazione di Stam, leggera ma decisiva, spiazza Dida, il gol di Mancini, il gol numero 2 in questo campionato per il brasiliano, si dispera Ancelotti, c'è anche spazio per Inzaghi per la bionda chioma di Ambrosini, ma Doni è attento, ancora la Roma, Mancini, Tomasi, altro inserimento di un centrocampista, il piedone di Dida in angolo e la smorfia che vedremo di Adriano Galliani in tribuna sancisce di fatto la quinta sconfitta esterna del Milan che interrompe anche dopo 22 partite l'appuntamento con il gol. La Roma compatta, una delle migliori prestazioni di questa stagione e conseguente rilancio in classifica. A voi studio.